inaugurata la nuova pista polivalente nella frazione di Belvedere Fogliense. Lavori che l'amministrazione comunale di Tavuglia aveva avviato alla fine del 2023 e che si completano in questa seconda parte d'estate per regalare ai residenti della frazione, specialmente giovanissimi, una struttura di nuova generazione per la pratica di diversi sport affiancata al bocciodromo realizzato nel 2019. Uno spazio dove, inclusivo, dove ci sia la possibilità in maniera del tutto gratuita di incontrarsi. Non vi nego che abbiamo chiuso quest'estate giustamente per fare i lavori e non so quante richieste abbiamo avuto, ma quando finite i lavori? Quando finite i lavori? Proprio perché c'era l'esigenza e la voglia, insomma, di stare insieme. E quindi per noi è veramente importante avere, ripeto, in ogni frazione, perché come sapete Tavuglia è molto grande, quindi in ogni punto ci deve essere questo luogo d'aggregazione. È stato fatto 4 centimetri e mezzo di catrame. E poi è stata data la resina a chiudere le buche prima, dove io ho allagato tutto per vedere dove c'erano i difetti. E poi sono state date 6 mani di resina sopra. Poi dopo è stata fatta la recinzione. Le porte le abbiamo fatte nuove l'anno scorso, quindi abbiamo rimesso su quelle che avevamo. Invece per i canestri abbiamo fatti nuovi, sono proprio a norme di legge. In più è stato fatto tutto in illuminazione a LED, che questa è una cosa molto importante, di notte è un spettacolo, veramente. Belvedere è sempre un punto importante del nostro territorio e quindi ogni volta diciamo che c'è da intervenire su questo territorio siamo sempre a disposizione. Poi qui abbiamo gente che collabora, diciamo, anche con l'amministrazione, quindi anche per noi il lavoro è reso molto più facile rispetto magari ad altre parti del territorio dove non c'è collaborazione. Qui comunque quando c'è da fare qualcosa i cittadini danno sempre un aiuto per poter realizzare quello che ci chiedono.